con anche esagerata sofferenza, la Fiorentina sta per portare a casa questa qualificazione. Mancano 2 minuti alla fine del recupero, siamo 1-1. È arrivato il gol alla fine di Kailili sulla papera di Terracciano, che insomma ha delle grosse responsabilità. E insomma, che dire, una Fiorentina che ha fatto una partita sufficiente, indubbiamente non brillantissima. Una Fiorentina che ha controllato fondamentalmente per tutto il primo tempo, giocandolo anche a ritmi bassi. Nel secondo tempo è salita un pochino di tono ed è arrivata a segnare il gol dell'1-0 di Baracca, che sembrava garantire la sicurezza che poi non c'è stata per questa fiammata da parte degli israeliani nel finale. Però in generale, insomma, una prestazione discreta da parte della Fiorentina, soprattutto nel secondo tempo. Belotti non è che abbia convinto anche oggi, più che altro attaccante che si lavora tanto però non sta segnando. Nico Gonzalez ancora un po' appannato. È piaciuto Sottil, è piaciuta molto la prova di Sottil, ancora molto nel vivo del gioco. Non mi è dispiaciuto neanche Mandragora, che comunque sta salendo di colpi, così come Barak che ha segnato, Barak che è un giocatore che assolutamente ci può servire in questo finale di stagione. I centrali si sono un po' addormentati, soprattutto Ranieri in queste ultime partite sta facendo un po' fatica, si è un po' addormentato sul gol dell'1-1 del Maccabi, così come Terracciano, mentre quarto è stato ordinato, rientrato abbastanza bene Dodò con belle sgroppate. Parisi ha giocato poco anche oggi, perché Biraghi devo dire che oggi è stato coordinato sia in fase difensiva che in fase di spinta. Insomma, l'ho visto sicuramente diverso rispetto all'altro giorno. Anche Biraghi è una prestazione sufficiente, appunto. Non è che la Fiorentina abbia giocato ad alti ritmi, non ha giocato a ritmi particolarmente alti. La Fiorentina poteva indubbiamente chiuderla prima, poi appunto il gol dell'1-1 è stato un po' episodico. La qualificazione è arrivata comunque, nonostante appunto che non sia stata una prova eccezionale. Vedremo chi beccheremo ai sorteggi, indubbiamente servirà una Fiorentina un pochino diversa se vorremo ancora andare avanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, non like e piace al video. Ci porta avanti ancora Antonin Barak, sia all'andata sia al ritorno, l'ha deciso lui questa doppia sfida. Forza Viola, buona serata a tutti e ci ragazzi nel prossimo video.